Buongiorno e bentrovati a Mattino 6, la nostra rassegna stampa, un'ora in vostra compagnia per vedere i fatti più importanti che hanno caratterizzato la giornata di ieri, venerdì 22 marzo. Andiamo subito con la rassegna partendo dalle prime pagine dei quotidiani locali. Siamo sulle quattro edizioni del centro, iniziamo da quella di Pescara, sindaco ideale, ecco i primi nomi, Pescara per l'appunto, Mascia di Pietrantonio e Rapposelli in testa alla classifica del concorso varato appunto dal centro. Sotto la testata, fatti nazionali, intanto per la cronaca, bus in fiamme, la cittadinanza al bimbo marocchino eroe ha sventato la strage di studenti. E poi in Abruzzo 530 negozi su internet, acquisti online, come evitare imbrogli e grosse delusioni. Scendiamo a centro pagina con la foto notizia, Alice Alex in TV, appello all'Abruzzo per il voto. Stasera la sfida in diretta a Italia's Got Talent. Proseguiamo sempre con la politica, Pescara verso le elezioni. Nella Lega avanza l'ipotesi Antonelli, da pochi giorni dimissionario da Forza Italia. Poi per la cronaca, Francavilla, scene da film, ladro inseguito, sperano i carabinieri. Per lo sport, Galeone, Pescara in A, io ci credo, l'ex tecnico biancazzurro dice il Delfino può essere la mina vagante dei playoff. E poi ancora, sempre a Pescara, tasse contestate e non pagate, comune pronto a condonare, straordinari non pagati, vigili sul piede di guerra. Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, a piedi pagina, se le poesie fanno la festa alle foreste. Andiamo ora sull'edizione di Chieti del centro, l'apertura è questa qui, festa saltata, rabbia dei negozianti, annullato Malta Attack, scoppia la protesta, grave danno, ormai la città muore. E poi la fotonotizia, tribunale a rischio, il sottosegretario Morrone rassicura, Vasto e Roma, la protesta su due piazze. E poi i richiami di cronaca, Chieti denuncia il suo aguzzino per 13 volte, si è presentato sotto casa mia e mi ha aggredito, era sotto l'effetto di droghe, ha tentato di investirmi e poi mi ha presa dal collo, picchiata e minacciata di morte. Una donna di 30 anni racconta così il suo incubo, lui è stato denunciato 13 volte. E poi a Lanciano, coniugi rapinati e furti nei negozi e la stessa banda, chiuse le indagini per i furti con spaccata nei bar. Il procuratore capo di Lanciano, Mirmarana Di Serio, ha chiesto il rinvio a giudizio per i sei autori della rapina alla villa dei coniugi Martelli. La gang, secondo le accuse, è la stessa. E poi nel Chietino, a Cupello, dopo i sigilli di scarica, scatta l'emergenza per i rifiuti. E poi ancora andiamo sotto la fotonotizia, malore alla guida, muore pensionato a Chieti, tragico incidente sulla colonnetta, l'auto si è schiantata contro un palo. Andiamo ora sull'edizione aquilana del centro, questa è l'apertura, ecco i nomi della giunta Biondi, all'Aquila, la crisi al comune verso la soluzione, quattro donne entrano nell'esecutivo. La fotonotizia, 3.000 studenti in piazza per dire no a tutte le mafie, la manifestazione regionale all'Aquila. E poi i richiami, il decennale dal sisma marzo 2009, i banditori danno l'allarme a meno di 15 giorni dal decennale del terremoto. Il 13 marzo si verificò un fatto curioso in città, alcune persone andarono in giro con i megafoni annunciando l'imminenza di una scossa catastrofica, Giuliani dovette oscurare il sito. E poi l'inchiesta, Cassoli, spaccio di droga, i nomi dei 36 indagati, sono 36 appunto gli indagati di cui 20 marsicani in un'inchiesta coordinata dall'antimafia. A Sulmona, parco fluviale ancora chiuso e sale la protesta. Sempre per la cronaca, camionista sventa un maxi furto, notte di paura sulla A1, il 55enne di Trasacco fa arrestare tre ladri di elettrodomestici. Ora la prima pagina teramana del centro che apre così, Teramo più soldi al teatro romano, i 2 milioni destinati al mercato coperto dirottati al recupero del monumento. Andiamo a centro pagina, siamo alla fotonotizia, gli studenti sfilano in corteo per dire no alle mafie, istituto comprensivo Colonnella Corropoli contro guerra. E poi i richiami di cronaca in tribunale, l'addio a Jacoboni, chiaramente a Teramo l'ultimo saluto.
seduto in tribunale prima dei funerali in Duomo con gli occhi lucidi di chi lo ha conosciuto, colleghi magistrati, avvocati e dipendenti di quel palazzo di giustizia in cui il presidente Alessandro Iacoboni era arrivato 2 anni fa. E poi elezioni comunali a Pineto, si ricandida il sindaco Verrocchio, scioglie la riserva e annuncia la sua ricandidatura per le elezioni di maggio, un passo che gli era stato chiesto dal PD e da esponenti dell'amministrazione, ma finora non aveva ancora preso una decisione. E poi sulla Ascoli Mare, quindi siamo sul versante Vibrate, inseguimento a un furgone rubato a Nereto. E poi ancora aumenti per mense scuolabus a Martinsicuro, sicuro salgono le tariffe dei servizi scolastici che ora sono legati al reddito. E siamo sulla prima pagina del Messaggero Abruzzo, l'apertura, terremoto, esplode la rabbia, all'Aquila manifestano i commercianti, noi abbandonati, hanno riaperto solo 86 attività, manifesti appesi alle vetrine, ci arrendiamo, sollecitati misure a sostegno e più parcheggi. E sempre all'Aquila, come abbiamo visto, per la nuova giunta si apre uno spiraglio. Andiamo sotto la testata Giunanova, Italia's Got Talent, tutto l'Abruzzo tifa stasera per Sorgentone. Violenza, coppia aggredita con calci e pugni, non si pente il capo del branco. Per il calcio di Serie B, l'ex colonnello con il Lecce, match decisivo per il Pescara, il 46enne tollese che ha giocato in Salento e in Abruzzo, non vede l'ora che torni il campionato per la partitissima che aspetta i biancazzurri. Di spalla, lotta fiscale, recuperate sempre più risorse. Il presidente della commissione tributaria ha aperto l'anno giudiziario. In taglio medio a Chieti, muore nello schianto contro un albero, pick up fuori strada, forse per un malore. E poi sempre in taglio medio, sanità, il paziente chiede un esame ma la data è mai. A Giulianova, un dirigente contro la ASL, non riuscivo a credere a quelle parole. E poi in basso il delitto, artista massacrato, l'identikit del killer che ha ammazzato l'artista Umberto Ranieri. Andiamo sulla città, siamo al titolo d'apertura del quotidiano della provincia di Teramo, vaccinazioni, 23 bimbi inadempienti, numeri della ASL, del provveditorato e del comune, nessuno di loro per ora è stato respinto. Sotto la testata a Canzano, frana, inutile e sbagliato abbattere i palazzi storici. A Giulianova, centrodestra spaccato alle elezioni, a Mosciano centrodestra invece ricompattato alle elezioni, dunque in comuni confinanti due situazioni diverse. E poi scendiamo, siamo alla foto notizia, adotta un giardino a Piazza Aldomoro a Teramo, affidata alla scuola Molinari, una serie di richiami, intanto a Teramo, ecco qui un milione di asfalti vendendo i beni comunali, è pura illusione. A Martinsicuro, stangata in arrivo su mense e scuolabus. E poi, come abbiamo visto, giustizia in lutto, applausi e lacrime nell'addio al presidente del tribunale Iacoboni. Teatro Romano, servono anche i fondi dell'Unione Europea del mercato coperto. E poi per la politica comunali a Pineto, Verrocchio si ricandida, via libera al secondo mandato da centrosinistra e associazioni. E poi in basso, banche, la sentenza sulla Tercas cambia tutto. E per il calcio, Campitelli, Quintiliani e Cantagalli, vertice a 3 per lo stadio Bonolis. Lasciamo le testate locali, che ritroveremo più tardi, andiamo sulle locali, andiamo a consultare le prime pagine delle principali testate. Ecco il Corriere della Sera che apre così con i fatti orribili di Crema, il piano folle di Sì, bimbi come scudi, non sono pentito, il Viminale, più controlli sugli autisti dei bus, cittadinanza al ragazzino eroe, il mio sogno. E poi sotto la testata per lo sport, la tregua, Inter, il ritorno di Icardi, ma addio al posto fisso. E siamo a centropagina, alla foto notizia, lo sbarco di Xi con scorta da Re, visita in Italia, Mattarella, gli investimenti servono. Questo l'arrivo in Italia del presidente della Cina, Xi Jinping. E poi andiamo in taglio medio, bufera sulla giunta Raggi, un assessore tra gli indagati, Frongia accusato di corruzione, si autosospende, la vicenda è quella legata al nuovo stadio della Roma. E poi di spalla Fadil, nessuna traccia di sostanze radioattive, questo l'esito delle analisi.
Andiamo sulla prima di Repubblica, che apre così: io sono un italiano, Rami, 13 anni, egiziano, nato a Milano, senza cittadinanza, ora l'avrà, ha salvato i compagni nel bus, da grande vuole fare il carabiniere, la vita dell'attentatore, dalle molestie al delirio su YouTube. E poi da quest'altra parte, signor Xi, o signor Xi, leader cinese, oggi incontra Mattarella, l'Unione Europea boccia l'intesa Roma-Pechino. E poi in basso, indagato l'assessore, caso Roma che divide i grillini, Frongia, fedelissimo di Raggi, nella rete della corruzione. E poi la prima pagina del Messaggero, che apre così: assessore indagato, Raggi trema, dopo l'arresto di De Vito anche il fedelissimo Frongia sotto inchiesta per corruzione, si dimette, allarme Di Maio, sindaca in bilico, poi tutto rientra, giunta pronta a mollare il progetto stadio. Sotto la testata per il cinema, Claudio Bisio diventa premier, ma che spettacolo questa politica. Per lo sport, tensione in casa Roma, Dzeko El Shaarawy, strascichi pesanti dopo la lite, Stefan non vuole rinnovare. Andiamo in taglio medio, Xi a Roma, contromossa dell'Unione Europea, oggi il vertice con l'Italia, Mattarella, gli investimenti servono, Macron accoglierà il presidente cinese a Parigi con Merkel e Juncker. E poi ancora per la politica, doppia sfiducia, Toninelli si salva, maggioranza in bilico al Senato. E poi ancora, sempre in taglio medio, rogo dello scuolabus, l'autista tentò la strage, anche due giorni prima gli studenti hanno detto era stato bloccato da un prof, ma lui nega, volevo soltanto tornare in Africa. Andiamo avanti e siamo sulla prima del Mattino, che apre così: il ciclone Roma travolge il Movimento 5 Stelle dopo l'arresto di De Vito, indagato per corruzione, l'assessore fedelissimo della Raggi, allarme Di Maio, sindaca in bilico, la giunta rischia di sfaldarsi sul progetto stadio. Sotto la testata, la kermesse a Napoli, Universiadi, il liceo dei volontari pronti a dare una mano. E poi la foto notizia con il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, spavento Ruiz, influenza suina, il Napoli allerta tutta la squadra. Intanto il giocatore è stato dimesso, mercoledì rientra a Napoli il centrocampista, che per questo motivo non aveva potuto neanche rispondere alla convocazione della nazionale, che lo aveva appunto mandato in ospedale per altri accertamenti. Clinica delle truffe, rimborsi dall'ASL per i pazienti morti a Santa Maria Capuavetere, spacciati per vivi, malati già deceduti, fondi per 90.000 euro. E proseguiamo, siamo sulla prima del Manifesto, che apre così: eroi per caso, il ragazzino eroe che salva i compagni dal folle criminale del bus di Crema, non salva il governo dall'ipocrisia. Di Maio e Salvini ora fanno a gara per concedere la cittadinanza italiana, ma il clima di odio alimentato dalla Lega contro i migranti non si spegne con una medaglia. E poi sotto la testata, Ciotti, io sto con chi salva i migranti, a Padova in 50.000 con Libera contro la mafia e l'odio razziale. La prima pagina del Fatto Quotidiano, l'apertura dedicata al caso Iman Fadil, zero radioattività, la madre, ditemi come è morta Iman, i risultati degli esami sul corpo, nessuna traccia di contaminazione radioattiva nel corpo di Iman Fadil, la testa del processo Rubi, morta dopo un mese di agonia. La procura di Milano non esclude però l'avvelenamento da metalli, l'autopsia forse già domani. Intanto la mamma, ascoltata dai PM, dice al Fatto: nessuno mi sa dire la verità. E poi i fatti di Roma, De Vito pensava un posto alle Poste oppure a Terna. Andiamo in taglio medio, appalti, il ritorno al passato, meno gare e super ribassi per sbloccare i cantieri, Lega e 5 Stelle vogliono ridurre i controlli sulle imprese. E poi il cinese si sentirà a casa, per i cronisti domande impossibili. Andiamo avanti e siamo sulla Stampa, Di Maio avverte il modello Salvini per la sicurezza non funziona più, ecco la nostra proposta per la riforma, coordiniamo difesa, Viminale, MIT e servizi. E poi di spalla comincia a Roma il tour europeo di Xi, patti con l'Italia ma vertice UE a Parigi. In taglio medio, indagato il braccio destro della sindaca di Roma, vicenda stadio, l'assessore Frongia accusato di corruzione. La prima del Sole 24 Ore, che apre così: ok a pensioni e reddito, SPA bonus per le fusioni.
Via libera dalla Camera al decretone che torna al Senato per l'ultimo sì nel DL crescita, incentivo all'aggregazione e sconto, IMU sui capannoni al 60%, il governo al bivio sul DEF in versione leggera o pesante, alta tensione fra Tria e Movimento 5 Stelle. E poi la foto notizia, investita in Finlandia, paga il comune, la nuova fabbrica di Prima Industrie, la sede del nuovo stabilimento, l'investimento per 22 milioni di euro è stato sostenuto dalla finanziaria del comune. E poi in taglio medio, Exor a caccia d'oro, palladio e platino, nella Exor Investments le quote di 5 big minerari, valore vicino a 500 milioni. Proseguiamo e siamo sulla prima del tempo con questa foto piuttosto eloquente della sindaca di Roma Virginia Raggi. E Virginia restò sola, altra mazzata per la sindaca, indagato anche il suo fedelissimo assessore Frongia. Povera Raggi, voleva usare l'indagine per regolare i conti tra correnti e le è andata male. E poi le carte dell'inchiesta volevano mettere le mani pure sull'urbanistica. Gli interrogatori di garanzia, gli arrestati si difendono, erano solo consulenze. Due pagamenti da 13.000 euro il forziere di Mezzacapo e quei bonifici a debito. E poi in basso è arrivato Xi, Romani state a casa, al via la visita del presidente cinese, città blindata, strade chiuse, traffico deviato, si salvi chi può. La prima della verità, il senegalese stragista, colpa nostra, da Lerner a Merlo i giornalisti progressisti si precipitano a giustificare il criminale che ha tentato di bruciare vivi 51 ragazzini, è stato spinto dal clima di odio verso gli immigrati, una teoria suicida, e si ha premeditato il massacro ma lo fanno passare per matto. In taglio medio, fatture dei clan alla Coop del caso Renzi, i rapporti con la Marmodiv del ragioniere dei Laudani e di un boss dell'Andrangheta in affari con Goglio. Andiamo ora sulla prima del secolo, contro gli italiani le sinistre scatenate per una lite con una marocchina, ma per il ragazzo sgozzato a Torino niente lacrime, qui la sindaca di Torino Appendino. La prima dell'Avvenire che apre così, sono solo italiani, cittadinanza premio al ragazzo eroe del bus incendiato dall'attentatore, ma è nato e è cresciuto in Italia, non lo era anche prima di fare la telefonata. Salvini e Di Maio sono favorevoli alla concessione, l'inchiesta è stata un'azione premeditata. E poi in taglio medio, Nord in marcia con Libera per fare muro contro le mafie, scoperto un patto tra una loggia massonica e la cupola nel regno del boss Messina Denaro, 27 arresti. E poi in taglio medio, sempre la Cina è più vicina, la Brexit più lontana, in Italia il presidente Xi, Bruxelles concede più tempo a Londra. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani nazionali, torniamo sulle testate locali e siamo a pagina 2 del centro. L'Abruzzo è capitale degli acquisti online, la regione con 530 negozi virtuali e secondo in Italia dopo la Campania. Un cittadino su tre fa shopping via internet, ecco come evitare truffe e delusioni. Poi parla il direttore regionale, ma la Confesercenti denuncia, sfuggono a tutti i controlli, dice appunto Lido Legnini di Confesercenti. E poi in basso, reddito di cittadinanza, come ottenerlo? La circolare dell'INPS spiega tutti i passaggi da eseguire anche per chi è già un pensionato. Andiamo a pagina 3. No alle mafie, 3.000 studenti in piazza all'Aquila, evento di Libera in memoria di 1.000 vittime anche del terrorismo, l'applauso più lungo per Fabrizia Di Lorenzo, la sfortunata studente di Sulmona morta nell'attentato di Berlino. In basso, così si tutelano i dati personali, in Abruzzo il primo sportello contro il cyberbullismo, vediamo il servizio realizzato dal TG6.
Prevenire il bullismo e il cyberbullismo fra i ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie è una battaglia che porta avanti da tempo il Corecom attraverso tappe itineranti negli istituti scolastici abruzzesi. Questa mattina il presidente Filippo Lucci all'Istituto Maestre Pie Filippini di Pescara ha dato vita ad una vera e propria lezione su questo fenomeno e sui pericoli derivanti dai social network. E sono fondamentali perché ci consentono intanto di capire quello che sta accadendo nel mondo della scuola, di confrontarci con gli insegnanti e soprattutto scoprire attraverso gli occhi dei bambini quello di cui hanno bisogno per, diciamo, accrescere le loro competenze digitali, per poter, diciamo, anche accrescere le loro informazioni in termini di educazione civica e di confronto con gli altri. Noi ovviamente mettiamo in campo la nostra capacità di dialogo, di confronto, di formazione, di sensibilizzazione, lo facciamo attraverso gli strumenti straordinari, quelli della tecnologia, ma anche attraverso le pubblicazioni. Questa mattina abbiamo consegnato il libro Pasquale Squaletto Solidale della scrittrice Donatella Di Pietrantonio. È un modo per parlare anche con la loro lingua, quello della fiaba, del racconto, dell'illustrazione attraverso i cartoni animati. E non è semplice, però è noi un percorso che cerchiamo di fare sempre al massimo, col massimo impegno. Pagina 12, in Abruzzo investimenti di 263 milioni, approvato il piano strategico di Terna, le opere previste nella nostra regione daranno lavoro a oltre 60 imprese. Poi fronte assunzioni nella ASL, l'assessore Veri finalmente hanno sbloccato i tetti di spesa e poi aggiunge a consigliera dei 5 Stelle Marcozzi, Marsiglio non perda questa occasione. Oggi alle Petruzzi di Pescara, Sbarra, segretario della CISL, presente il nuovo sportello del lavoro. In basso parchi senza guida, scoppia il caso Abruzzo, 3 delle 4 aree protette sono senza il presidente, denuncia del WWF nella regione verde d'Italia. E ora la pagina di Pescara, tengono banco le imminenti elezioni comunali, Mascia di Pietrantonio, Rapposelli, il trio in testa al nostro sondaggio. Ecco qui la classifica di questo sondaggio, appunto varato dal quotidiano Il Centro, proprio con i primi tre in testa, Mascia, Di Pietrantonio e Rapposelli, via via tutti gli altri. In basso leggiamo dal rappresentante al finanziere, ecco chi c'è nella classifica provvisoria, tanti pescaresi pronti a impegnarsi per la città e qualcuno resta sorpreso. Andiamo avanti, sempre in vista delle comunali, cresce l'ipotesi Antonelli come sindaco della Lega, salgono le quotazioni dell'ex capogruppo di Forza Italia, in corsa anche D'Incecco, intanto ieri sono saltati la riunione degli Azzurri e il primo vertice di coalizione. E poi le parole della consigliera Leila Kesciud, basta nomi alla rinfusa, serve un progetto. La consigliera comunale del PD contesta il metodo usato dal partito per la ricerca del candidato. Andiamo avanti, tributi, le nuove regole, il comune condona le tasse non pagate, chi ha contestato una richiesta di pagamento di un'imposta potrà chiudere la controversia versando una somma scontata. E proseguiamo e siamo a pagina 18, torniamo alla cronaca, in aula il video della coppia pestata, il PM, non c'è stato pentimento, le vittime della rapina dello scorso 21 ottobre in via Carducci chiedono i danni ai quattro responsabili, la difesa di Daulisia in carcere da 4 mesi ha chiesto la libertà ma la procura si è opposta. Pagina 19, sempre a Pescara per la pagina giudiziaria, Palazzo sulla Riviera, Alfonso e Milia, il 2 luglio dal giudice, fissata l'udienza preliminare per il caso Pescara Porto, chiesti 5 rinvii a giudizio, coinvolti anche Dezio e Ruffini. Andiamo avanti e siamo a pagina 21 con la sfida di questa sera in diretta, Alice Alex in TV, appello al voto per vincere la finale, la 23enne di Pianella, il compagno a Italia's Got Talent, il padre Rinaldo chiede agli abruzzesi di votare i due ballerini.
E poi qui le indicazioni appunto per esprimere la preferenza è Pianella, che chiaramente tifa per la sua Alice. L'augurio del sindaco Marinelli, meritano di vincere. Andiamo ora sulle pagine di Montesilvano e torniamo alla vicenda portata alla luce 2 giorni fa. Armi per la mala pugliese, ora si cerca il Kalashnikov. I carabinieri puntano su Foggia dopo l'arsenale trovato nella panda di Ulisse. Oggi l'interrogatorio dell'arrestato: mi hanno incastrato il borsone, non è mio. E poi in basso, sempre a Montesilvano, street art in città, un'altra opera su muro, conclusa in 4 giorni al cimitero Radical Zombie di Mr. Toms, Pompei, domani nuova inaugurazione. Proseguiamo, sempre a Montesilvano, rifiuti. Il porta a porta tocca altre 2.800 famiglie, il comune estende il servizio sulla Vestina e a Santa Filomena, in arrivo i mastelli, poi gli incontri con i cittadini, installate 5 isole ecologiche. E poi ancora andiamo a Francavilla al Mare, ecco qui la cronaca: Francavilla ruba un furgone e tenta di speronare i carabinieri, un 43enne di Cerignola arrestato dai militari dopo l'allarme lanciato dal proprietario del mezzo. È un inseguimento conclusosi davanti al casello dell'A14. I militari cercano almeno 2 complici. Nel pescarese siamo a penne, frane e maltempo, in arrivo 3 milioni per strade e palasport. A penne finanziati i progetti per le strade comunali di Domera e Collemaggio, con la riqualificazione di Contrada Campetto. Andiamo ora sulle pagine di Chieti e torniamo alla cronaca. L'amico diventa un aguzzino, così ha provato a investirmi, molestie senza tregua. Donna di 30 anni lo denuncia 13 volte, ma lui, nonostante l'obbligo di dimora, la segue e minaccia di morte. Il racconto di mesi di angherie: mi ha aggredita e messo le mani al collo, messaggi e lettere con insulti. E qui abbiamo alcune foto eloquenti: la mano ferita durante una lite, le gomme tagliate, specchietto rotti, la lettera con la croce su deceduto e poi il messaggio al fidanzato della donna. In basso, tragedia, poi ha un'altra tragedia a Chieti: malore alla guida, muore a 72 anni, fatale per il pensionato, lo schianto contro un palo lungo la colonnetta. A Lanciano, chiesto il rinvio a giudizio, coniugi picchiati e furti, la gang è la stessa. La procura accusa i 6 romeni che aggredirono i Martelli nella loro villa di essere anche gli autori di almeno 6 spaccate. Andiamo avanti e siamo ora sulle pagine di Teramo. Si parla ancora una volta della vicenda del Teatro Romano: i 2 milioni tolti al mercato coperto. È la soluzione del sindaco per trovare i soldi che deve mettere il comune per coprire il 1,5 milioni promesso dalla regione e mai stanziato. Giovedì prossimo ci sarà la discussione in consiglio comunale. In basso, in tribunale e al Duomo, l'addio a Jacoboni, camera ardente a Palazzo di Giustizia per il presidente di origini aquilane, poi funerali in cattedrale. Siamo nel Teramano, ma in questo caso a Martinsicuro: aumentano buoni pasto e scuolabus. Il comune ha legato il costo dei 2 servizi scolastici al reddito ISEE, protesta Camaioni di Città Attiva. Pagina 32. Siamo a Pineto, anche in questo caso l'argomento è quello delle elezioni comunali, perché anche a Pineto si andrà al voto per il sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Verrocchio annuncia: mi ricandido. Dopo una lunga attesa, il sindaco uscente di Pineto scioglie la riserva, guiderà una lista civica di centro-sinistra. E poi in taglio medio, nella vicina Silvi, al via le opere anti-erosione, posizionamento dei massi
Sassi sul litorale sud danneggiato dalle mareggiate. E infine siamo alle pagine dell'Aquila con la vicenda appunto della crisi a Palazzo di Città. Ecco i nomi della nuova giunta Biondi. Potrebbe essere presentata la prossima settimana, saranno 4 donne e 5 uomini a insieme per l'Aquila le opere pubbliche. Dunque la crisi finisce, va verso la soluzione. E poi in basso, sempre per la cronaca, mi trascuri per spacciare droga, la compagna di uno degli indagati reclama più attenzione alle intercettazioni dell'inchiesta sul traffico di cocaina. E poi è un 55enne di Trasacco, camionista, sventa maxi furto, svegliato in un autogrill, telefona alla polizia e fa arrestare 3 ladri. Quindi l'avvicinamento al decennale del sisma dell'Aquila. In città spuntano i banditori per annunciare una forte scossa. Era il 13 marzo del 2009, alcune persone si aggiravano nel centro storico con i megafoni invitando la popolazione a uscire di casa. Nessuno ha dato peso alla cosa, i sentimenti erano contrastanti. E poi il tecnico ricercatore Giuliani fu costretto a oscurare i dati consultabili da tutti sul suo sito e i cittadini erano divisi tra chi faceva finta di nulla e chi era preoccupato per le notizie allarmanti. E poi in basso l'Aquila nuova 10 anni dopo, spettacolo con Massimo Sconci, l'opera teatrale andrà in scena al Muspac nel decennale del sisma, l'attore e regista porterà sul palco la versione aggiornata del pezzo teatrale finalista a alla biennale. Andiamo ora incontro alla prima pausa, la prima e unica pausa di Mattino 6, lo spazio ora alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi ci ritroveremo con le pagine del Messaggero, della Città e altri servizi. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6, subito sulle pagine del Messaggero Abruzzo, pianeta sanità, ok alle assunzioni, chiesto più tempo per le reti cliniche, il Ministero ha aumentato i tetti di spesa per le regioni, piano dei posti letto, la Giunta ha bisogno di altri 3 mesi. Sul punto nascita di Sulmona la decisione è stata demandata al direttore generale della ASL. E poi a proposito di sanità, l'ex assessore regionale Paolucci dice basta parlare di ospedali, rischio eccessiva frammentazione, i malati non vanno sotto casa ma dove sono sicuri di trovare le migliori professionalità. E ora le pagine di Pescara, Filovia. La parola passa alla Regione, le carte dell'appalto sono sul tavolo della nuova dirigenza, ieri D'Annunzio, Febbo e Sospiri hanno fatto visita alla TUA, le scelte dell'ex presidente dovrebbero essere confermate benché a rischio nullità, la preoccupazione della Filt CGL. Credo nel progetto, atti già predisposti, mi dispiace solo di non inaugurarla, ha detto Tullio Tonelli dopo le dimissioni da presidente di TUA. Poi ancora le parole del sindacalista Rolandi, proroga degli interinali, aumenti di stipendio, caso Sangritana e concorso, i temi caldi sul tavolo. Di spalla, sondaggio sì, sondaggio no, salta l'incontro a Forza Italia, Albo Remascia dice strumento utile a individuare un nome forte, problema di lista con i big in fuga. E poi ancora andiamo alla pagina successiva e siamo alla cronaca, branco di via Carducci, il capo resta dentro, nessun pentimento, al via il processo per l'aggressione a una coppia di fidanzatini, il PM si oppone alla richiesta di scarcerazione di Filippo Daulisa. E poi ancora in aula l'incontro con le vittime del pestaggio del 21 ottobre, gli altri imputati verso riti alternativi. E poi a Montesilvano, porta a porta e 5 isole ecologiche, nuovo impulso alla raccolta dei rifiuti, Montesilvano punta a superare il 31% di differenziata ma su una bolletta da 3 milioni pesa l'assenza di discariche. Vediamo il servizio del TG6. Sindaco, l'estensione del porta a porta a Montesilvano era un po' uno degli obiettivi primari della sua amministrazione, verrà ampliato questo servizio, installate nuove centraline per una migliore raccolta dei rifiuti in città.
Beh, se dovessi pensare alla situazione che c'era nel 2014 quando ci siamo insediati, con una città sommersa dai rifiuti, un'azienda che lavorava poco e male e i risultati che stiamo raggiungendo oggi sembra davvero di essere passati dalla notte al giorno. Questo sta a confermare l'impegno che abbiamo preso nei confronti dei montesilvanesi per una città più pulita, più sostenibile dal punto di vista ambientale e una città che fornisce servizi e fornisce qualità. Oggi noi presentiamo l'implementazione del servizio di raccolta porta a porta sul territorio, che partirà sulla via Vestina, copriremo gran parte della Vestina e copriremo la zona al confine con Pescara. Perché queste due zone? Innanzitutto perché ci siamo accorti che gran parte dei rifiuti che vengono conferiti in queste zone non sono rifiuti prodotti dai cittadini montesilvanesi, per i quali purtroppo però i cittadini montesilvanesi pagano la raccolta e lo smaltimento, e questo non è assolutamente accettabile. E poi per un altro aspetto, perché una città più pulita è una città sicuramente più decorosa. Stiamo posizionando 5 ecoisole informatizzate sulla scorta di quella che abbiamo posizionato a gennaio dello scorso anno. Abbiamo visto che ha dato parecchio gradimento agli utenti, quindi abbiamo pensato di estendere questo servizio su tutto il territorio comunale. Le stiamo posizionando in questi giorni, dalla prossima settimana saranno disponibili per gli utenti. Nel concreto cosa cambierà per quanto concerne la raccolta dei rifiuti? Quali saranno i vantaggi? Allora, noi progressivamente stiamo ritirando i contenitori stradali e quindi ci sarà più decoro sulle città, nella città. Le ecoisole informatizzate permetteranno di conferire tutti i giorni e tutte le ore del giorno in maniera differenziata i rifiuti che uno ha a casa. È necessario identificarsi con la tessera sanitaria in modo che abbiamo garanzia che ci sia un corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini di Montesilvano. E restiamo a Montesilvano con la cronaca, sempre sul Messaggero Abruzzo. Quelle armi sono una trappola. Floriano Ulisse adombra un depistaggio dietro l'arsenale trovato nella sua auto. L'arrestato oggi davanti al GIP per l'interrogatorio dirà di aver perso da giorni le chiavi della Panda. E poi ancora, sempre per la cronaca, a Francavilla un inseguimento da brivido per bloccare il furgone. Rubato, il ladro, un uomo di Cerignola con precedenti, fermato nella notte pochi minuti dopo il colpo. Siamo ora sulle pagine aquilane, spiragli per la nuova giunta e anche per i soldi dal governo. Nuovi incontri tra sindaco e partiti per sbloccare l'impasse della giunta, la Bergamotto papabile per Forza Italia, Petrella con Fratelli d'Italia, Piccinini potrebbe lasciare. Roberto Junior Silveri non molla la presa, vuole i lavori pubblici, da Roma segnali per l'inserimento dei 10 milioni nel decreto. Ecco qui il borsino degli assessori, chi sale e chi scende. Sale Fausta Bergamotto, sale Monica Petrella e poi chi scende: Alessandro Piccinini, Vito Colonna. E poi ancora in basso, casa della droga, 1000 episodi di spaccio. Proseguiamo, siamo sempre all'Aquila, il grido di dolore dei commercianti: ci arrendiamo, prima manifestazione degli esercenti del centro storico, serve il parcheggio all'ex INAM e l'attivazione del tapirulan. L'assessore Piccinini invita al confronto, ma il clima è teso, ci sono interventi da fare subito. Questi sono due scatti della manifestazione di ieri dei commercianti aquilani e qui nel tondo si può notare la scritta "ci arrendiamo". Proseguiamo, siamo ad Avezzano, droga da Roma trasportata da donne. Un gruppo di amazzoni viaggiava in utilitaria per non farsi notare fino a Carsoli, lì lo spaccio passava agli uomini. Tra i 37 indagati ci sono un gruppo di romani, molti marsicani e anche un aquilano. Pesanti le accuse, il nutrito pool di avvocati difensori e del foro marsicano. E poi ancora in basso a Roccaraso, ecco il Memorial Claudio del Castello, il 31 marzo doppia sfida ski alp e snow running per la giornata evento di Mountain Lab. E poi ancora
Sempre sul fronte commercio, i negozianti lanciano una nuova applicazione, Mariotti di Asconfidi, nulla, ma proprio nulla è cambiato a Sulmona nel settore. Proseguiamo e siamo alle pagine di Chieti. Cari Chieti, poteva essere salvata, ora i risarcimenti, amarezza in città dopo la sentenza della Corte Europea su Tercas che riscrive la sorte delle quattro banche fallite. Il sindaco di Primio aggiunge: con un governo più determinato le cose sarebbero andate diversamente, ma resta il nodo della governance. Il Codacons preme per il rimborso ai risparmiatori, la CISL pensiamo anche a lavoratori e imprese tradite. Poi la cronaca, malore alla guida, muore e finisce contro un palo, colonnetta in tilt. In basso, Chieti Spalato, ponte delle università, accordo tra i due atenei, a settembre il debutto in Croazia, in programma lezioni e visite ai siti storici. E poi ancora la vicenda dell'artista Umberto Ranieri, artista ucciso, il killer ha un volto inquadrato da telecamere, il responsabile del pugno assassino a Ranieri sarebbe un romeno, forse una lite nata per le birre. L'ex compagno Umberto era già stato aggredito nel 2006, l'agente del quartiere, una brava persona, puliva i giardini. Andiamo avanti e siamo sulle pagine di Teramo, sentenza Tercas, i sindacati adesso tutti vanno tutelati. Colombani della CISL accusa la Commissione europea, ha tradito non solo i risparmiatori. Bellini: a un grande numero di imprese del territorio è stato impedito il rilancio. La decisione dei giudici dell'Unione europea ha fatto clamore e sta facendo litigare lo stesso organismo con Banca Italia. Vediamo il servizio. Il caso Tercas è destinato ad entrare nei libri di economia, oltre che a cambiare la concezione europea dell'intervento a sostegno delle banche in difficoltà. Dopo 4 anni, infatti, la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea accoglie il ricorso dell'Italia, ribaltando la decisione dell'antitrust europeo. Nel 2015, infatti, la Commissione Europea impedì l'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi nel salvataggio della banca Tercas, perché definito aiuto di Stato. Secondo le Corte europee, il Fondo ha agito in modo autonomo al momento dell'adozione dell'intervento a favore di Tercas e che la Commissione non abbia dimostrato il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell'adozione della misura in questione. L'indicazione dell'antitrust europeo rispetto all'impossibilità di far intervenire il Fondo interbancario, sempre nel 2014, ha costretto le autorità italiane ad optare per il burden sharing, sottostando quindi alle regole del bail-in per altre 4 banche. Etruria, Marche, Cari Ferrara e Cari Chieti. La decisione della Corte europea, quindi, avrà riflessi sull'intero sistema bancario e sulle prossime situazioni di difficoltà di altri istituti di credito, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Nel frattempo, la Popolare di Bari, che ha acquisito nel 2014 Banca Tercas, sostenuto dalla Banca Italia, si è detta soddisfatta della decisione del Tribunale dell'Unione europea, ventilando una richiesta di maxi risarcimento da 1 miliardo di euro. Il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, ha chiesto alla Commissione europea il risarcimento per il rimborso dei depositanti, entro il limite di 100.000 euro per ognuno. Inoltre, il numero uno dell'Associazione Bancaria Italiana si è scagliato contro la commissaria europea Vestager, chiedendone le dimissioni perché, con le sue decisioni, avrebbe aggravato la crisi bancaria in Italia, mettendo in difficoltà migliaia di risparmiatori. Sempre sul Messaggero, a Giulianova la data dell'elettrocardiogramma mai, incredibile, al CUP, le liste d'attesa sono lunghissime, al momento è impossibile fissare un esame al cuore, un'altra paziente si è vista rinviare il controllo medico per 2 volte consecutive, la ASL in grave difficoltà. E poi a Tortoreto, cantieri sul lungomare, maquillage per l'estate, il comune sistema la passeggiata dal confine con Alba fino al villaggio Welcome a Sud. Lasciamo il Messaggero per ora, poi ci torneremo con le pagine dello sport.
Siamo su quelle della città, quotidiano della provincia di Teramo, anche in questo caso grande spazio a questa coda nel caso Tercas. La sentenza UE sulla Tercas cambia tutto per il responsabile della vigilanza BCE, si aprono nuove strade per gestione e soluzione delle crisi bancarie in Europa. Il fondo interbancario di tutela dei depositi è tornato a tutti gli effetti uno strumento di gestione delle crisi bancarie. Proseguiamo, siamo a pagina 7, scuola e salute, vaccinazioni, solo 23 bimbi inadempienti. Ecco i dati della ASL e del provveditorato, pienamente raggiunto l'obiettivo dell'immunità di gregge. Il 10 marzo è scattata la prima scadenza del decreto Lorenzin del 2017, i bimbi non vaccinati respinti da asilo e materna. Poi in basso le parole della dottoressa Maria Mattucci, direttrice sanitaria della ASL, più che giusto, l'obbligo è stato efficace, ha vinto la comunicazione. Proseguiamo, siamo a pagina 8, applausi e commozione per l'addio a Iacoboni, l'aula di corte d'assise del Tribunale trasformata in una camera ardente per il saluto civile al suo presidente. In cattedrale a Teramo la celebrazione religiosa in forma strettamente privata, poi l'ultimo viaggio verso la sepoltura nella sua rocca di mezzo, e qui in queste foto alcuni dei momenti della giornata dell'ultimo saluto al presidente del Tribunale di Teramo, Iacoboni. Vicenda Teatro Romano, servono anche i fondi del mercato coperto. La commissione urbanistica approva il progetto di fattibilità preliminare in consiglio il 28 di marzo. Si partirà dall'esproprio e dalla demolizione dei palazzi. Intanto si cercano altri fondi dal progetto europeo per Piazza Verdi. E poi i fondi previsti, 1,5 milioni di euro da Fondazione Tercas, 1,5 milioni dal Ministero MIBAC, dalla Regione e poi 1,9 milioni, quasi 2 milioni dal mercato coperto. Andiamo avanti, pagina 10, asfalti con l'asta degli immobili, pura illusione, il comune rimette in vendita i soliti lotti, l'unica novità è l'ex sportello Tari alla Gammarana. E poi ancora, D'Alberto manca di rispetto ai sindaci del Ruzzo, D'Annuntis fa le pulci all'ex collega sulla transazione del debito, definita 2 anni fa, è uguale per tutti. A Canzano, inutile abbattere due palazzi vicini alla frana, contestato il progetto per sistemare l'accesso carrabile di Porta Nuova, i due immobili storici possono essere salvati. L'alternativa, basta cambiare il progetto per salvare i due immobili e ripristinare l'accesso al centro storico con una idea più congrua. Proseguiamo e siamo a Isola del Gran Sasso, il borgo riparte dalla musica e dalla socialità, il centro d'aggregazione ospita una sala prove professionale grazie al progetto delle Tre Porte. Partite le trasmissioni della web radio ed è in arrivo una serie di incontri sulla corretta alimentazione. Il centro di aggregazione giovanile, che ha ripreso l'attività da circa 4 mesi dopo aver dovuto affrontare la difficile fase post terremoto. Vediamo il servizio. Il centro di aggregazione giovanile di Isola del Gran Sasso ospiterà presto una nuova sala prove musicale di livello professionale. L'intervento è stato realizzato grazie al progetto presentato dalla locale associazione Le Tre Porte, insieme alla comunità montana del Gran Sasso, al bando Reti per l'aggregazione giovanile 2 del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo. È un progetto che l'amministrazione ha accolto subito con entusiasmo, poiché va ad arricchire il nostro territorio di una risorsa importante per i giovani dotati di un talento artistico, ma va anche a promuovere una politica educativa e culturale di alto profilo, oltre comunque ad accrescere l'offerta turistica del nostro territorio, ma non solo di Isola del Gran Sasso, ma dell'intera valle siciliana. La sala prove musicale è una novità per Isola e dintorni e servirà ad incoraggiare nuovi progetti culturali di adulti e ragazzi, contribuendo a rivitalizzare il centro di aggregazione giovanile, che ha ripreso le attività da circa 4 mesi dopo aver dovuto affrontare la difficile fase post-terremoto.
sarà sicuramente un centro più accogliente che dà nuove possibilità non solo nell'ambito musicale, quindi con la sala prove che è stata realizzata, ma anche per favorire gli incontri dei giovani con la nuova sala conferenze e sala video, un progetto che si inserisce all'interno di una realtà già esistente a Isola e che purtroppo dal sisma 2016-2017 aveva subito un, diciamo anche un calo di frequenza. Sempre sulla città, Martinsicuro, stangata in arrivo su mense e scuolabus, approvate in giunta le nuove tariffe dei servizi individuali. Città attiva critica la scelta arrivata ad anno scolastico in corso e teme diversi disservizi. Si voterà anche a Sant'Egidio alla Vibrata e Talvacchia si candida e presenta la sua lista. L'ex vice sindaco correrà le amministrative e la guida di Impegno Civile. Proseguiamo e siamo a Mosciano. A Mosciano il centrodestra si ricompatta, lista unitaria assieme alle civiche in vista delle elezioni amministrative, un centro-sinistra sempre più probabile, una ricandidatura del sindaco uscente Giuliano Galiffi. E poi ambiente, siamo a Roseto degli Abruzzi, via alla gara per la discarica sul Vomano, il progetto da 140.000 euro per la messa in sicurezza degli argini sta per essere varato dalla giunta e si vuole evitare che le piogge primaverili vadano ad aggravare una situazione difficile. La soluzione prevede la realizzazione di una gabbionata a gradoni a protezione dell'argine per una lunghezza di oltre 100 metri. E poi Pineto, Robert Verrocchio si ricandida a sindaco, il sindaco uscente annuncia la sua discesa in campo dopo le sollecitazioni arrivate dalle associazioni e dalla politica, centrosinistra compatto attorno alla candidatura del sindaco uscente, si sta creando una squadra che vede ricompattato tutto il centrosinistra all'interno della lista civica a suo sostegno, una scelta dettata dal senso di responsabilità e dalla certezza di quanto fatto fino ad ora. Sempre a Pineto, tesori in mostra grazie alle giornate FAI, appuntamento domani e domenica, la scoperta delle bellezze naturalistiche e artistiche del territorio. Giunta ormai la 27esima edizione, la manifestazione si è trasformata in una festa itinerante, parchi, pinete, area marina protetta, il borgo antico di Mutignano, le ville storiche e tanti altri luoghi da scoprire o riscoprire. Apriamo ora la parte finale dedicata allo sport sulla città Teramo. Vertice a 3 sullo stadio Bonolis, ieri pranzo tra Campitelli, Quintigliani sarà amministratore delegato, punto di domanda, e Cantagalli preoccupa Infantino per domenica, il capocannoniere biancorosso non ha preso parte alla partitella con la formazione Berretti, possibile un turno di riposo per Lewandowski e per Polak contro la Giana Erminio. Le testate nazionali, andiamo a dare uno sguardo a Gazzetta, Corriere dello Sport e Tutto Sport, siamo sulla prima del Corriere, una prima pagina che ha tre titoli, CR7 la multa costa 2 ore, punito dall'UEFA 20.000 euro per il gesto dopo Juve Atletico, in un giorno ne prende 260.000, e poi Dzeko a Ferrara fu vera rissa, Roma scontro nell'intervallo tra il bosniaco e del Sharawi, Ranieri ha tolto solo il faraone che si è offeso. E poi la ripartenza di Icardi, arriva anche Zhang Senior, il futuro di Maurito e il mercato del rilancio in un vertice nerazzurro. Andiamo sulla prima della Gazzetta, ecco qui Icardei, apre così appunto la Gazzetta, stretta di mano con Spalletti, Lazio nel mirino, l'argentino è tornato ad allenarsi dopo 36 giorni, l'incontro con il tecnico e i compagni nello spogliatoio. Sotto la testata, profondo rosso, debito alto, quante plusvalenze, Juve al top nei ricavi, niente problemi per con le banche per Napoli, Torino e Cagliari, la gestione cinese è molto pesante per il Milan. E poi ancora sulla prima di Tutto Sport, nessuno lo ferma, Ronaldo segna anche all'UEFA, solo una multa e João Couto, uno dei suoi maestri, il migliore di sempre. E poi ancora
di spalla, Icardi è tornato, ma che gelo, nessun passo indietro, Ira Inter, Sassuolo su Zaza, Toro Cutrone, possibile staffetta in attacco e poi Milan Champions con Milinkovic, il serbo in caso di qualificazione. Torniamo sulle testate locali e andiamo a vedere le pagine dello Sport del Centro in questa intervista al profeta Giovanni Galeone, la profezia di Galeone, Pescara da Serie A, ma che noia questa B. L'ex allenatore del Delfino si può puntare alla promozione tramite i playoff. Mancuso mi piace e mi ricorda Inzaghi. Il profeta lancia i biancazzurri, li vedo come sorpresa negli spareggi. Questo torneo è povero tecnicamente e abbottonato a livello tattico. Mi spiace vedere lo stadio vuoto. Le favorite Brescia e Palermo. E poi Allegri, sapevo che avrebbe perso a Genova. La Champions, se evita il City, tutto è più semplice. Insomma, intervista a 360 gradi a Giovanni Galeone. In basso leggiamo: il DS Bocchetti è già operativo, missione bulgara per il futuro. Bocchetti in Bulgaria insieme ad Antonio Di Battista, direttore tecnico del settore giovanile del Pescara. Serie C. Nelle ultime sei gare solo Infantino in gol nel Teramo, Maurizi spera di recuperarlo, altrimenti spazio a Sparacello. Campitelli incontra Quintigliani e il gestore del Bonolis. E poi ancora Formicone ha vinto tutto, ecco il Ronaldo delle bocce, ha iniziato a 7 anni dietro casa, ora riesco a vivere con questo sport. A 48 anni il computer, come viene soprannominato, si gode una bacheca impressionante, la mia popolarità è schizzata alle stelle, ma non ho intenzione di fermarmi. Lui è Gianluca Formicone, campione del mondo individuale di bocce, originario di Notaresco. Ma l'Abruzzo ha una grande tradizione nel bocce, da Alessandro a Nanni, Abruzzo terra di campioni, il pluridecorato rosetano il più celebre, ora va per la maggiore anche di Nicola, circa 70 società all'opera con un cruccio, la struttura di Teramo distrutta nel 2017. Per il calcio a 5, si stanno disputando le finals di Coppa Italia, bene a Questapone e Montesilvano, domani le semifinali, la squadra di Perez supera la Lazio e si giocherà la finale con le Real Rieti, le biancazzurre sfideranno il kick-off. Andiamo a chiudere con le due pagine dello Sport del Messaggero. Si riparte dal Pescara con le parole del doppio ex Gianluca Colonnello. Pescara-Lecce match decisivo, l'ex Colonnello non vede l'ora che torni il campionato per la partitissima, uno scontro al vertice di quelli in cui i punti per la Serie A valgono doppio. E poi in taglio medio, acqua e sapone senza ostacoli, Lazio KO, e sempre per il calcio a 5 il Montesilvano è super, travolta la Ternana in Coppa Italia, umiliate le campionesse, finisce 7-1 per le ragazze di Marzuoli. Poi per la Serie C, Teramo si ricambia il dubbio Infantino, i biancorossi che affronteranno la Giana nella prossima delicata trasferta si preparano a utilizzare di nuovo il trequartista, il bomber ieri è rimasto a riposo. Per la Serie D, Vastese, quanti errori, arriva un'altra trasferta, il patron Bolami, sono stufo e blocca gli stipendi. Avezzano, stop altalena, ora serve la continuità, questo sempre per la Serie D. E poi per il basket di A2, la sorpresa Achele, vogliamo fortemente i playoff. E noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa di Mattino 6 che tornerà domani mattina alle ore 8, vi ricordo gli appuntamenti informativi con le tre edizioni principali del TG6, ore 14, ore 19 e ore 23. Grazie a Loris Bennato in regia e grazie a voi per la cortese attenzione, buona giornata.